Incontri in provincia. Oggi siamo qua con la dottoressa Raffaella Barbierato, funzionaria della Biblioteca Statale di Cremona e presidente ad AFA. Parliamo di tutela del patrimonio librario e la sua salvezza nel secondo conflitto mondiale. Esatto, la tutela del patrimonio librario è un discorso decisamente vasto e che riguarda ovviamente non soltanto la Biblioteca di Cremona, è un discorso che riguarda tutto il territorio nazionale e in questo caso alcuni accenni sicuramente ci saranno. L'interesse però si focalizza soprattutto sulla presenza femminile estremamente forte, estremamente pregnante in questo momento, un po' per motivi contingenti, gli uomini erano per lo più impegnati in altre attività e quindi le donne si sono trovate a dover gestire ciò che normalmente erano ruoli maschili, ma anche il fatto che proprio in questo periodo, per veramente una fortunata serie di contingenze, molte delle dirigenze dell'Italia, delle biblioteche italiane, delle maggiori biblioteche italiane, si sono trovate ricoperte per concorso, quindi per merito, da elementi femminili, da donne, compresa la biblioteca allora governativa di Cremona. E quindi queste donne si sono trovate a dover gestire e il discorso della tutela e della messa in sicurezza del patrimonio, secondo una serie di normative che partono già dal 1935, ma soprattutto e si sono trovate a gestire un'emergenza che nessuno all'epoca aveva previsto. Una tutela che era partita per l'attenzione soprattutto alla nuova arma aeronautica, che era quella che più si temeva, e quindi strutturata con l'idea di conservare e tutelare il materiale in casse d'amianto, in casse nascoste in luoghi che non potevano essere bersagli perché lontani da qualunque appunto luogo importante da un punto di vista della belligeranza, quindi città, industrie, e quindi trasportate nelle case di campagna di nobili compiacenti, nei castelli, nei monasteri. Ecco, purtroppo con il cambio della politica italiana, con lo sbarco degli alleati e quindi col fatto che l'Italia si è trovata ad essere un paese attaccato su due fronti e il fatto che ormai non c'era più il problema soltanto dei bombardamenti, ma c'era il problema di un fronte che si spostava sul territorio. Ecco che quelli che sembravano luoghi importanti e sicuri sono diventate delle vere e proprie trappole, e che potevano anche, e a volte hanno anche portato alla distruzione di questo materiale. Quindi tutte queste signore direttrici si sono trovate a dover affrontare da una parte la decisione di riportare in molti casi questo patrimonio in luoghi più sicuri, in momenti in cui trasporti, benzina, logistica era difficile, anzi difficile è un eufemismo, ma soprattutto si sono trovati ad affrontare il nemico molte volte faccia a faccia. Ringraziamo la dottoressa Barbierato per queste bellissime notizie che riguardano la storia della nostra comunità territoriale. Grazie. Siamo qua con la professoressa Carmela Fazzi, consigliera di parità della provincia di Cremona. Oggi affronteremo il tema delle donne impegnate nel secondo conflitto della guerra per tutelare il patrimonio librario. Quindi un tema essenziale che recupera parte della nostra storia e della nostra comunità. Un tema sicuramente interessante, anche se molto complesso. Certamente non mi sorprende perché le donne hanno saputo dare tanto a questo paese e credo che scopriremo cose interessanti anche in questo ambito. I valori come libertà e democrazia sono obiettivi mai definitivamente raggiunti che dobbiamo riproporci ogni giorno e che le donne sanno ben mettere nella loro agenda e sanno impegnarsi con onestà intellettuale e passione perché si possa quotidianamente tenere alti i valori della libertà e della democrazia. Ringraziamo.